Salve a tutti, io sono Bob. E lui è Jim. Ehi, aspetta un attimo, Jim. Io sono Bob. Già, tu sei Bob. E tu sei Jim. Vero, e io sono Jim Bob. Molto bene, allora rincominciamo. Va bene, inizio io. Salve a tutti, io sono Jim. E lui è Bob. Fermo lì, devo dirlo io, Jim. Cosa, Bob? E io sono Bob. Ma lo so, ci conosciamo da una vita, vuoi che non lo sappia, Bob? E io sono Bob, è la frase che va detta per la presentazione. Ce la faremo a farla, Jim? Oh, ci puoi contare, Bob. Bene, allora inizio io. Salve a tutti, io sono Bob. E tu sei Bob. Tu devi rispondere, e io sono Jim. È molto semplice, quattro parole. Ma E io cosa sono... c'è ancora, Bob? E me lo chiedi? Va bene, te lo chiedo. Cosa c'è ancora, Bob? E io sono Jim, devi dire. Va bene, Ce vero, la faremo verissimo. a fare questa presentazione come Cristo comanda, Puoi Jim? contarci, Bob. Bene, allora inizia. Va bene. Salve a tutti, e io sono Jim, Bob. Al diavolo. Sigla! Scusate. Scusate l'interruzione, ma credo sia doverosa qualche precisazione. Bene, questi due bislacchi figuri che avete appena visto e sentito, come avrete capito, sono Bob e Jim. Ora vi starete chiedendo: ma chi cavolo sono Bob e Jim? Bene, io ho due risposte a questa domanda. Una è mia personale, l'altra invece è scritta qua sopra. Se volete, io vi do la mia personale. Bob e Jim sono due imbecilli. Ma secondo quel che è scritto qua sopra, loro sarebbero due investigatori privati, cioè che sono stati privati di qualunque dote che anche un investigatore principiante dovrebbe avere. Comunque, ma scusate, state ancora qua? Ma che state facendo? Lasciate il palco, aprite il sipario, ma devo fare tutto io? Dicevamo. Ah, già. Per la prima volta nella loro carriera hanno ricevuto un incarico dalla contessa Ubalda della Ripa Spianavalle, ma che razza di nome, una nobile stradicaduta che con i resti di eredità si tira avanti a forza di Visoni e Coco Chanel. Ma non vi svelo altro, lascio a voi scoprire il resto. Buona visione, sigla!
Allora, Jim, sta per arrivare la contessa Ubalda del Ripas Pianavalle. È il nostro primo incarico e voglio che tutto fili dritto come i binari di un treno. È chiaro, Jim? Certo. Sai che su di me ci puoi contare, Bob. La caro dell'erba, Bob. No, è la caro delle boiate, Jim. Ma che vorresti insinuare? Che questa è una faccenda seria, non si ammettono errori. E capirai per uno starnuto. Comunque, io ho sempre qui con me il mio fedele taccuino. E mentre la contessa parlerà, io vi segnerò. Solo gli elementi fondamentali. Lo so, è la settima volta che me lo ripeti, Bob. Non segnerò tutto, solo gli elementi fondamentali. Bene, vedi di non fare cavolate. È arrivata la contessa. Falla accomodare, Jim. Ma non hai messo le caramelle, Bob? Le caramelle? Perché mai le caramelle, Jim? Perché i clienti si fanno sempre trovare le caramelle sulla scrivania, Bob. È una questione di carineria. Io non credo proprio che la contessa venga qui da noi in cerca di caramelle, sai? Jim. Lo so, ma potrebbe rimanerci molto male non trovandole, non credi, Bob? Io credo che non le voglia, punto e basta. Ed ora falla entrare, senti che continua a bussare? Va bene. Contessa, è un onore per noi averla qui. Ma che gentile. Oggi, quando cielo amore, non ci avrei mai pensato. Sento, giuro, sento forte l'eco dell'agonia. Agonia? Agonia! Nel mio ieri c'eri solo te, nel domani non lo so. Non fa rima. Contessa Ubalda del Ripas Pianavalle, la prego, si accomodi. Poche smancerie. C'è un affare da risolvere. E in fretta. Certamente, contessa, questo è il nostro mestiere. Lei non dovrà fare altro che dirci tutto quello che ritiene opportuno. E tu, Jim, appunta, ma non tutto, solo gli elementi fondamentali, Bob. Bene, solo gli elementi fondamentali, vedo che hai imparato. Ah, contessa, vuole delle caramelle? No, grazie. Ah, comunque se dovesse cambiare idea le trova lì dietro. No, guardi, non sono venuta qui in cerca di caramelle. Come vuole, contessa. Allora veniamo a noi, ci racconti il suo caso. Dunque, farò pochi giri. Diciamo che nutro il sospetto che mio marito mi tradisca. Un caso di tradimento, dunque. Ma ne è certa? Ma se sono qui è perché voglio esserne certa, non crede? Ovviamente, contessa. Ma ha qualche ipotesi sulla cornefice? Cornefice? Sì, insomma, la cornefice. Intendiamoci. Sì, un sospetto ce l'ho. C'è una ballerina di burlesque che lavora in una specie di locale al centro. Sì, diciamo che fa intrattenimento.
Capisco. Quindi è lì che l'ha conosciuta suo marito. Perché fa le virgolette? No, non per niente, solo per divertimento. Va bene, comunque è probabile che l'abbia conosciuta lì. Capisco. Può darci delle delucidazioni sull'atteggiamento di suo marito negli ultimi tempi? Mi spiego, ha notato comportamenti strani o altro? Mio marito non era mai a casa, ma ero tranquilla, sa? Abbiamo un appezzamento di terra non molto lontano da qui. Ah, scusi se la interrompo, contessa. Ha detto appezzamento di terra? Sì, esattamente, appezzamento di terra. Ah, perfetto. Può continuare? Sì, abbiamo un appezzamento di terra e lui ci andava spesso, sa, ma anche per mantenere il terreno, curarlo, innaffiare, ma semplicemente per stare all'aria aperta. Ah, scusi ancora, ha detto all'aria aperta? Sì, all'aria aperta. Aria, perfetto. Ah, continui pure, continui. Poi ad un tratto è diventato sempre più distratto e ha cominciato a giustificarsi in modo davvero bislacco, onestamente, le sue scuse faceva acqua da tutte le parti. Ah, scusi, contenta. Cosa facevano le scuse? Facevano acqua, acqua, santo cielo, acqua, ma è sordo? No, non è sordo, è proprio sci. È proprio sci. Ah, allora è sorda anche lei. Ma io ci sento benissimo, lei non ha concluso, ha detto è proprio sci. È proprio scientifico, sì sì, lui è scientifico, si segna tutto, vede, c'ha il taccuino. Ah, sì, sì. È un uomo di scienza, dunque, parecchio. È uno scienziato. Proprio. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alle scuse di suo marito che, se non erro, facevano... Acqua, Bob. Facevano acqua da tutte le parti. È vero, facevano acqua, Jim. Facevano acqua, Jim, Bob. Facevano acqua, virgola, Jim. Ah, Bob. Era perfetto, la virgola. Perfetto. No, continuate, continuate. Ecco. Diciamo che tutto peggiorò quella notte che tornò a casa... mezzo ubriaco, la camicia tutta bagnata e la puzza appestante di vodka. Diciamo che sono tutta un fuoco e non so più. Ha detto fuoco, contessa? Sì, fuoco, fuoco. Sono tutta a fuoco, ma non si vede. Ah, uomini di scienza. La prego, non ci faccia caso. Anzi, prosegua con il suo racconto. La ma prego. Quello che avevo da dire io l'ho detto. Ora sta a voi il turno. Mi perdoni, contessa, se insisto, ma lei non ci ha ancora detto qual è il nome della signorina di cui supponiamo si sia invaghito suo marito. Ah, già, un nome un po' strano. Millimona! Millimona? È diventato uno scienziato anche lei. No, no, sono rimasto stupito del nome, è tutto qui. Ah, lo credo, lo credo. Io mi sto congedando. Ah, vuole che abbassi l'aria condizionata, contessa? Glielo spiego io, glielo spiega lei. Lasci fare, ci penso io. Jim, quando arrivano i clienti la devi spegnere l'aria condizionata, sennò con il caldo di fuori entrano qui e si gelano, è chiaro, Jim? Afferrato. Oh, molto bene. Bene, non ho altro da aggiungere, posso anche andare. Arrivederci. Arrivederla, contessa, gentilissima. L'accompagno. Ma secondo me vuole la caramella, eh? Contessa, vedrà, riusciremo a risolvere il vostro caso. Arrivederla. Me lo auguro. Vai. Dovremmo mettere un po' di anti-zanzare da queste parti, è veramente una cosa atroce. Hai ragione, Bob. Hai preso appunti? Ma certamente, Bob. Ho scritto tutto quello che ha detto la contessa, solo gli elementi fondamentali però. Solo gli elementi fondamentali? Bene. Allora, gli elementi fondamentali sono, nell'ordine, come gli ha detto la contessa, terra, aria, acqua e fuoco. Non è possibile! Questa Millimona per farle qualche domanda. Chissà che non riescano a scoprire qualcosa di interessante. Per saperlo non ci resta che seguire l'interrogatorio di Bob e Jim, che potrebbero pure fare qualche battuta un po' più facile. Buon proseguimento! È il Woman No Cry, questo? Certo, Bob. L'hai scritta anche lì, non vedi? Dove? Eccolo. Ah, è vero, Woman No Cry. Si vede un po' malino, però. Ammazza, non c'è un posto a sedere. C'è tutto esaurito. Incredibile, però. Certo, deve
deve essere proprio forte questa. Se la mancano con gli occhi, guarda che roba. Proprio. Ma che tu sappia, Bob, sai se a questi spettacoli ci possono venire anche i bambini? I bambini proprio non credo. Ma tanto non siamo qui per questo, giusto? Ma certamente, Bob. Allora, io ci direi... mettiamo qui. Ci appostiamo qui. Tanto a minuti dovrebbe iniziare, l'orario sì. È questo. Vediamo un po'. Adesso dovremmo arrivare. Stando agli orari. Mettiamoci qui così vedono anche i signori. Ma certamente. Ovviamente. Perché se a questi spettacoli non fai vedere è inutile, non può anche stare accanto. Questa sera non sai cosa fare, allora non ti devi preoccupare. Passare il tempo in allegria si può, e come fare io ti dirò. Se proprio non sai più cosa inventare, esci di casa e smetti di pensare. Vieni da Milly, dai, non te ne pentirai, una serata splendida vivrai. Milly Mona ti farà sognar, incantar, incantar, deliziar, deliziar. Milly Mona niente più vorrai. Vieni da Milly, dai, non te ne pentirai, una serata splendida vivrai. Forte proprio, Bob. Io direi che nel frattempo ci incamminiamo nel camerino, così appena finita la canzone le parleremo direttamente. Perfetto, Bob. Ora c'è da capire dove sia il camerino. Ah, credo sia qua, Bob. Qua dietro? Penso di vediamo sì. Un po', andiamo, va. Attento. Milly Mona ti farà sognar, incantar, incantar, deliziar. Milly Mona niente più vorrai. Vieni da Milly, dai, non te ne pentirai, una serata splendida vivrai. Complimenti signorina, lei è bravissima, i miei complimenti. Bravissima, bravissima. Grazie, voi chi siete? Dunque io sono Bob. E lui è Jim. No, io sono Bob. Ok, io sono Jim e tu sei bello senza che sei prima. Insomma, che volete da me? Dunque noi siamo due investigatori privati e avremmo bisogno di una sua testimonianza per risolvere il nostro caso. Ovviamente per motivi di privacy non possiamo dirle per conto di chi stiamo indagando. Dobbiamo però dirle su chi stiamo indagando. Avanti, dimmi. Ecco, dovrebbe dire tutto ciò che sa riguardo il conte Terenzio della Ripa Spianavalle. Quindi indagate per sua moglie la contessa Ubalda? Ma che volete da me? Ci ha toppato subito. Complimenti. Comunque a quanto pare la contessa ha mangiato la foglia. La foglia, Bob? Beh, dalla stazza direi che ha mangiato una balena. Dicevamo, la contessa ha mangiato la foglia, ci ha detto che lei è l'amante di suo marito. Ma che scemenza! A parte che io non ce l'ho un marito, e poi se ce l'avessi sarei la moglie, non l'amante. Non trova? Beh, effettivamente ha ragione, Bob. Diglielo. No, non ci siamo capiti. Lei, la contessa, ci ha detto che lei, l'intrattenitrice, è l'amante del marito suo, della contessa. Ah, già, era così. Era così, sì. Una scemenza dopo l'altra. Quindi lei afferma che non è vero. No. Signorina, lei ha un alibi? No, un chihuahua, perché? L'alibi si chiede solo in caso di omicidio, Jim. Ah, ok. Ma torniamo al caso della contessa. Lei conosce il conte Terenzio? Ma certo. È suo marito. Oh. Tu lo conosci il conte, sì o no? Io lo conosco di vista. So che viene spesso a vedere lo spettacolo, ma con me non ha mai parlato. Lo vedo sempre a ridere e scherzare con il mio collega. A ridere e scherzare e a bere soprattutto. Sapesse quanta vodka si scolano? Quindi lei non è l'unica a dare spettacolo qui? No, c'è un altro ballerino. È russo ed è molto bravo. Lui e il conte hanno fatto amicizia ultimamente. Li vedo sempre uscire di qui e fare nottata in qualche altro postaccio. Hai capito il conte?
Senta, ma io vorrei farle una domanda. Secondo lei, appunto, il conte, con tutto ciò che possiede, che bisogno ha di farsi questa seconda vita e per di più di nascosto dalla moglie? Ma che le dico? È come quando uno cucina sempre. Ci avete presente? Certamente. Beh, io non so cucinare. Esempio sbagliato. È come quando uno cucina... No, cucina sempre, già l'ho detto. È come quando uno balla per tutta la notte. Non so ballare. Ah, ok. Allora... È come quando uno cucina... No, già l'ho detto. È come quando uno guida un camion enorme sulla strada per tante... Ma c'è qualcosa che sai fare, tu? La prego, non lo mettere in imbarazzo. Beh, effettivamente c'è qualcosa. Questo lo so fare. Signorina, il tempo stringe, ma torniamo al ballerino russo che ha stretto amicizia con il conte. Sa dirmi il suo nome? Terenzio della Ripa Spianavalle. Ma non lo sapevi, Bob? Faccio il nome del ballerino, intendo. Ah, sì, ma è un po' complicato, vede? È russo. Ho capito che è russo, ce lo dica lettera per lettera. Ah, ok. A, N, D, R, E, I, K, O, L, I, M... A-S-C-K Y. Andrei Colimaschi. Ma così all'improvviso, Bob? Andrei Colimaschi è il nome del ballerino. Senta, signorina, sa dove potremmo trovare questo ballerino per fargli qualche domanda? A saperlo lo so. So che si esibisce al Teatro Centrale domani sera. Ma lui è molto serio, non parla mai con gli spettatori, né prima né dopo lo spettacolo. Accidenti. Bob! Cosa c'è, Jim? Ho un'idea! Hai un'idea? Sì, perché? Stai bene? A dir la verità un po' di mal di testa. È la prima volta succede, non ti preoccupare. Dici quest'idea. Comunque pensavo che noi, il giorno dello spettacolo, ci potremmo intrufolare come tecnici per poi magari poter parlare alla fine con il ballerino, no? Non credi? Travestirci da tecnici, dici? Sì. Dunque, come idea è un po' rischiosa, ma credo sia l'unica chance che abbiamo per acquisire qualche informazione in più su questa faccenda. Bene, dunque, noi la importuniamo oltre, anzi la ringraziamo per l'aiuto prestatoci. Arrivederla, signorina, va molto bene. Gentile. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Noi ci recheremo al Teatro Centrale domani sera stessa per risolvere il caso della contessa. E chissà che non incontriamo anche suo marito. Ma non ce l'ha il marito! Ehi, a che punto sei, Bob? Ce l'ho fatta. Sono riuscito a prendere due uniformi. Ora possiamo tranquillamente mimetizzarci con gli altri dello staff, Jim. Grandioso, Bob. Ehi, voi due, venite qui. C'è un lavoretto per voi. Diamine, questa non ci voleva. Il russo sarà il primo ad esibirsi. Se non ci parliamo ora, quando, Bob? Accidenti, ma non possiamo rifiutarci. Dobbiamo obbedire. Un modo lo troveremo. Ehi, ma siete sordi? Dico a voi, smuovete quelle chiappe. Arriviamo, arriviamo. Allora, qui c'è un pezzo di scenografia da rimontare. Avete tutto il tempo perché servirà per l'ultimo numero. Voi vi mettete qui a lavorare. Ecco qui quanto vi serve. E se finite prima, cercatemi, che qui gli aggiustamenti dell'ultimo minuto non mancano mai. È tutto chiaro? Certo, capo. Stia pure tranquillo. Un'ultima cosa, tra un minuto inizierà lo spettacolo. Non fate baccano, non una parola, perché siete vicini ai microfoni di quinta e si sente tutto, intesi? Intesi? Certamente. Bene, io vado, buon lavoro. Grazie, anche a lei, capo. Avvitiamo questo benedetto pannello, Jim. Arrivo, arrivo. Ce l'hai il cacciavite, Bob? Sì, ma mi mancano le viti. Ce le ho io, guarda quante sono. Ottimo, e per il perno superiore, quale usiamo, Jim? Tieni, scegliele, Bob. Questa no, questa nemmeno. Questa assolutamente no. Ma non te ne va bene una, Bob? Sono tutte piccole, me ne serve una bella spessa. Aspetta, aspetta. Eccola. Questa sì che è bella grossa, Bob.
grossa? Questa è proprio una cicciona. Prendila, veloce, prima che te la perdi. La tengo stretta, tu prendi il giravite, Jim. Vai, piantala per bene. Sta giù, ora gira, Jim. Caspita, scorre bene per essere una lardona. Ma così la sfidi, e al contrario, idiota. Mi pareva troppo facile, ora trovo già difficoltà. Vai, vai, non demordere. Messa questa, le altre saranno una passeggiata. Ops, si è inceppata. È normale, sta budellona. Insisti, insisti. Questa è quasi arrivata. Dai, l'ultima stretta e riposerai in pace, Jim. Che faticaccia. Ora il peggio è passato, adesso ti passo le altre una alla volta e tu le giri. Vai con questa. Fatto. E ora questa. Fatto. E ora l'ultima. Ma questa è spanata. Vabbè, pazienza, non era indispensabile. In pratica non siete altro. Vi avevo detto di stare zitti. Avete rovinato tutto. Fuori da qui e non fatevi vedere mai più. La situazione è strana, molto strana. Già, devo dire qualcosa? No, perché se aspettate che parlo io, allora state freschi. No, perché in questo punto della commedia doveva esserci il monologo di Jim, nel quale io, che interpreto Jim, ripercorro a ritroso tutta la vicenda fino a sciogliere il caso. Praticamente faccio un elenco tipo: ci siamo intrufolati all'interno del camerino di Millie Mona per chiedere spiegazioni. Poi Millie ci ha detto che conosceva un ballerino che dava spettacolo insieme a lei. Abbiamo saputo che questo ballerino aveva come ospite fisso il conte e aveva per lui una poltrona riservata in prima fila. Successivamente abbiamo anche scoperto che il conte era solito passare delle serate con il ballerino ed erano soliti entrambi scolarsi vodka e tornare a casa palesemente ubriachi. Peccato che il monologo non c'è. O meglio, non me l'ha scritto Gosoli. Cioè, vuole fare tutti gli spettacolini, no? Tutti belli, carini, con le musichette, le sceneggiature, eh? E poi non mi scrive il monologo. Cioè, questo è imbranato. Cioè, io ad esempio, adesso devo aspettare che lui si finisca di cambiare per dirgli la soluzione del caso. Dovrei dirgli: ho la soluzione del caso, Bob. E lui: dai, spara, Jim. E io a dirgli la soluzione. Ma tanto qua stiamo tutti ai comodi suoi. Guarda se mi tocca stare qui a aspettare per finire questa battuta oscena. Vabbè, intanto qua scambiamoci due chiacchiere, tanto finché il signorino non si finisce di cambiare. L'ora che ne pensate? Siamo di vostro gradimento, vi piace, si accetta di tutto, consigli, critiche, numero di conto corrente. Guarda, noi stiamo qui tanto finché non arriva il signorino che con la sua battuta chissà dove si sarà cacciato. Eccolo, è arrivato Pirandello. Così finiamo questa scena pietosa. Ho la soluzione del caso, Bob. Anch'io, il conte è froce e sta col ballerino. Va a chiamare la contessa. Ma lo dovevo dire io, Bob! Eh sì, così impari a sputtanarmi davanti a tutti, ma va. Adesso arrivi tardi tu, eh? Oddio, scusa Bob. Ero impegnata a scrivere. È arrivato il momento della soluzione. Noi dobbiamo farle una precisazione prima di iniziare, vede? Quello che noi stiamo per dirle è totalmente indipendente dalle nostre volontà. Per cui nel caso non dovesse piacerle, ecco, la scongiuro, non se la prenda con noi. Questo mi rasserena alquanto.
Ecco, vede, noi le riportiamo solo il risultato delle nostre indagini. Diciamo che siamo ambasciatori della verità. Giustissimo, Jim, complimenti. In effetti è vero, siamo degli umilissimi ambasciatori della verità. E come dice il vecchio adagio, ambasciatore che non porta pene... Si chiama ambasciatrice. Sicuro che era così, Jim? Beh, almeno. Vabbè, tanto le ciance. Allora, mi tradisce, vero? Con qualche signorina dei facili costumi, non è così? Sì, no, cioè, no, non proprio. Ma che significa non proprio? Vede, contessa, suo marito la tradisce, ma... Ecco... Diciamo che... Ma come io dire? mi chiedo, come mai può farmi questo? Perché improvvisamente ha scelto di trovare qualcun'altra? Chi è costei e soprattutto cosa ha più di me? Diciamo che è un affare delicato, contessa. E beh, parlate allora, che sono tutto orecchio. Buono, io credo proprio che l'orecchio possa essere un buon punto di partenza, vero Jim? Direi proprio di sì, Bob. Ecco, appunto, direi di leggerle direttamente le nostre considerazioni del caso appuntate. Va bene, leggi Jim. Va bene, allora, sì. Pane, latte, duati di San Daniele, acqua iposodica, fette e biscotti. Jim, forse non è la pagina giusta. Credo anch'io, Bob. È questa quella giusta, sì. Dunque, leggi. La contessa Ubalda, bla bla bla, è convinta che il marito la tradisca con la signorina Millimona, ma le indagini rivelano che non è lei la persona in questione. Accertamenti hanno rivelato che negli ultimi tempi il signor Terenzio, bla bla bla, ha intrapreso una profonda conoscenza con un certo... Oddio. Cioccolato fondente, ma anche zucchero, canditi, e tramescolare il certo? Tutto... ho visto la pagina sbagliata, Bob. Con un certo Andrei Colimaschi, ballerino. Come emerso dalla dichiarazione della consorte, il marito ritornava dalle sue nottate visibilmente brillo e con la camicia bagnata palesemente di vodka. Come riscontrato dalla testimonianza della ballerina Millimona, il ballerino Andrei Colimaschi era solito bere vodka quando andava a bere per locali con i suoi amici. Inoltre, a seguito di un sopralluogo mirato presso il Teatro Centrale, la sera della manifestazione di danza, il signor Terenzio, bla bla bla, era seduto in prima fila ad applaudire Colimaschi, seduto in poltrona riservata. L'unica a nome del suddetto ballerino. Concludiamo dicendo che... si raccomanda di far riposare il budino per qualche minuto. Concludiamo dicendo che? Concludiamo dicendo che il signor Terenzio, bla bla bla, tradisce sì la contessa Ubalda, bla bla bla, ma con un uomo, il suddetto ballerino Andrei Colimaschi. Di nome e di fatto, aggiungerei. Ma ti sembra il caso, Jim? Sì, mi sembra il caso, Bob. Forse hai ragione. Ma no, questo no! E io che l'avevo sposato perché l'amavo e non solo perché ero un riccone! Ecco, da contessa, da riccone a ricchione il passo è breve, non è vero? Forse avremmo dovuto usare un po' più di tatto oggi. Sì, io direi di chiuderla qui, Bob, non credi? Credo anch'io. Lo dico tu o lo dici tu o lo dico io? Ma diciamolo insieme. Sigla!